Benvenuti a tutti a questo webinar di presentazione dedicato a WatchGuard Dimension Visibility. Vi condivido direttamente il mio browser poiché tutta la demo, la presentazione, il webinar nel laboratorio che ho organizzato nel laboratorio che ho qui davanti a me non uscirà fuori da questo browser. Perché? E che cos'è Dimension? Perché useremo praticamente solo il browser? Perché Dimension è WatchGuard Dimension è il nostro nuovo sistema. In realtà lo abbiamo lanciato già da qualche anno, però in realtà si sta esplodendo e sta diventando un sistema assolutamente usabile e di eccezionale visibilità degli eventi di rete, pensato per offrire logging e reporting integrati e adesso anche le capacità di gestione centralizzata per la piattaforma di sicurezza WatchGuard costituita dai Firebox. Tutto Dimension è oggettivamente parlando diciamo, si può utilizzare via web da un browser ed è tecnicamente parlando una macchina virtuale. Qui vedete il nostro sito WatchGuard. Se infatti andate nella lista dei prodotti e andate su WatchGuard Dimension, potete avere una prima parte di presentazione di quelli che sono, diciamo, i materiali a disposizione. Potete anche avere un test drive, richiedere un test drive di WatchGuard Dimension e diciamo, per l'accesso a una istanza di Dimension in test. E avete anche tutto il resto delle descrizioni, delle infografiche e del materiale video e datasheet su Dimension. Ma vedete, mi preme subito raccontarvi diciamo, raccontarvi due questioni legate a WatchGuard Dimension. La prima è perché abbiamo lanciato WatchGuard Dimension. WatchGuard Dimension è stato lanciato 2 anni fa come sistema completamente nuovo per andare a in qualche modo potenziare, sostituire e ampliare l'offerta di logging e reportistica di WatchGuard. Come sapete, i firewall WatchGuard non immagazzinano log e reportistica internamente agli apparati di sicurezza. Questo perché? Perché non crediamo che sia la strategia migliore dal momento in cui il mean time between failure dei dischi comunque esiste e avere log e report che sono particolarmente delicati per tutto un insieme di attività, per esempio come l'analisi forense e la visibilità degli eventi in rete a bordo della macchina, possa costituire un problema nel momento in cui qualche problema c'è su quella macchina o si ha accesso fisico a quella macchina, perlomeno i log delle attività effettuate attraverso quella macchina e quel firewall e su quel firewall non possano essere in qualche modo estratti e salvati e rubati altrove. Ora, Dimension nasce completamente con uno stile completamente nuovo in WatchGuard. WatchGuard crede moltissimo in questo strumento, è uno strumento che sta riscuotendo un enorme successo e premi ovunque, dalla critica internazionale, dalla critica di settore internazionale, e soprattutto è un sistema che nasce con le premesse di rendere visibili gli eventi in rete, e si sta evolvendo come un sistema, SIEM a tutti gli effetti, in grado ovviamente di collaborare e gestire gli eventi, di tutti i firewall, sotto suo controllo, diciamo, dai quali riceve i log. Da dove si ottiene Dimension? Allora, qui vedete innanzitutto che nella presentazione esiste, diciamo, questo riquadro in cui si dichiara ora con Dimension Command. Ora, che differenza c'è fra WatchGuard Dimension Visibility, che è quello che ovviamente vedremo oggi, e WatchGuard Dimension Command? Iniziamo col dire che
Dal punto di vista del download, quindi dal punto di vista tecnico del sistema, WatchGuard Dimension è una unica sola istanza scaricabile gratuitamente. Quindi vi potete recare direttamente sul sito software.watchguard.com e qui avete la possibilità di verificare il download di Dimension, dell'ultima versione di Dimension. Adesso vedete qui la possibilità di poterla scaricare nei due formati per l'Hypervisor Microsoft Hyper-V o per l'Hypervisor VMware ESXi. Relativamente a WatchGuard Dimension, gli ESXi supportati sono quelli dalla serie 5X, quindi tutti i vari, diciamo, le varie versioni di ESXi 5 qualcosa, e anche l'ultimo, diciamo, gli ultimi ESXi come il 6. A differenza di quello che invece avviene per le piattaforme virtuali XTMV, di Firefox XTMV, che invece sono stati rilasciati prima di Dimension e pertanto hanno anche il supporto ai vecchi ESXi. L'immagine virtuale, quindi diciamo il guest virtuale di WatchGuard Dimension, contiene tutto Dimension e tutto quello che vi serve per farlo funzionare. Tra l'altro, l'installazione è oggettivamente zero configuration, praticamente non c'è da fare quasi niente, se non scaricare i due template rispetto all'hypervisor che utilizzate e importarli in uno dei due hypervisor. Lanciata la macchina virtuale, a quel punto il wizard via web si raggiunge all'indirizzo IP assegnato a Dimension all'interno della vostra piattaforma virtuale, in HTTPS, quindi sulla porta standard TCP 443. Si risponde a una serie di domande in un wizard web che sono volte a configurare, a lanciare la configurazione definitiva di Dimension, quindi indirizzi IP e quant'altro, e a quel punto diciamo, il sistema si riavvia. Vi chiede anche durante il wizard dell'encryption key, dell'encryption key andremo a parlare fra poco. Vi chiede un'encryption key, quindi una chiave di scegliere una chiave di encryption, e a quel punto il sistema si riavvia con i parametri già impostati. Leggo ogni tanto qualche domanda che arriva, vi chiedo di lasciare le domande a un question time fino al termine del webinar. La domanda comunque nello specifico, visto che è arrivata, è se è prevista un'immagine per KVM, la risposta è purtroppo negativa, perché in realtà dobbiamo rilasciare e progettare il prodotto al momento per quelli che sono gli hypervisor diciamo, più quotati nel mercato. Ora, ancora una volta, in pieno standard su questi discorsi, queste sono le immagini per i sistemi che noi ufficialmente supportiamo. Okay? Quindi, dal punto di vista tecnico, il WatchGuard Dimension altro non è che una macchina, è tecnicamente una macchina Linux, nella quale sono stati aggiunti, montati, installati, preconfigurati tutti i componenti che costituiscono WatchGuard Dimension, in modo tale che l'utente non deve minimamente toccarla la macchina Linux, cioè non è nemmeno necessario che ci acceda via shell, e laddove si può accedere via shell perché lo permette l'utente attraverso un'impostazione via web, è solo per l'accesso dedicato al nostro supporto. E infatti l'utente che accede via shell, nel caso in cui questa funzionalità venga abilitata, perché di default non è abilitata, può solo lanciare degli script, non è un amministratore, non è root di sistema, per chi magari smanetta un po' con i sistemi Unix, non è root, cioè non è l'amministratore, non è nemmeno un sudoer, quindi è semplicemente un utente che può lanciare degli script che servono a effettuare manutenzione ordinaria sul sistema, come cambiare l'indirizzo IP, piuttosto che svuotare la memoria, vedere lo stato della macchina e così via. Tutti gli aggiornamenti, sia di sicurezza della macchina che c'è sotto, quindi del sistema operativo Linux che c'è sotto, che è ovviamente ridotto all'osso, sia per quanto riguarda, è stato effettuato hardening, sia per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti del prodotto Dimension, quindi delle componenti software che costituiscono Dimension, di tutto questo se ne occupa WatchGuard, rilasciando ovviamente automaticamente dei file
file di upgrade che sono quelli che vedete indicati qui. Quindi se andate sempre sulla stessa pagina di Dimension, po potete scaricare o il template iniziale, diciamo quello che serve a generare la nuova installazione completo, oppure semplicemente il file di upgrade che può essere caricato nel sistema via web per effettuare l'aggiornamento della macchina. I file di upgrade contengono, ovviamente sono nei due formati per Hyper-V o per VMware, dipende dall'hypervisor che utilizzate, possono essere caricati via browser e includono sia gli aggiornamenti in un unico package, sia gli aggiornamenti di Dimension, del prodotto Dimension, sia degli eventuali patch e aggiornamenti del sistema operativo. Al suo, diciamo, al di sotto, alla base del prodotto Dimension. Ora, come si presenta l'interfaccia grafica di Dimension? Per farlo, vi faccio vedere direttamente come funziona. Quindi andiamo a effettuare un logout, quindi andiamo direttamente a entrare qui, e una volta effettuato il wizard di prima installazione, la macchina automaticamente si auto configura e riavvia e parte raggiungibile all'indirizzo che le abbiamo assegnato in HTTPS standard. WatchGuard Dimension è pensato per dialogare, per ricevere i log e dialogare con i firewall in modo cifrato nativamente, utilizzando algoritmi a chiave simmetrica. La chiave simmetrica di Dimension, globale per tutti gli apparati che questa istanza di Dimension gestirà, è chiamata Encryption Key e vi viene chiesta durante il wizard di installazione. Naturalmente, essendo l'algoritmo, diciamo, per il ciphering dei log tra i Firebox WatchGuard e Dimension, un algoritmo a chiave simmetrica, sui firewall che andate a configurare e che andranno a inviare i log a questo WatchGuard di Dimension, dovrete impostare la stessa identica Encryption Key che avete impostato su questa istanza di Dimension. Si accede via web con le credenziali che avete gestito e impostato durante il wizard di installazione di Dimension e parte questa schermata. Visibility e Command sono due, e le potete vedere come una specie di due non tanto versioni di Dimension, perché la versione di Dimension è sempre la stessa, ma in realtà sono due funzionalità di Dimension che si abilitano singolarmente per ogni apparato che il Dimension sta gestendo. Qui vedete questa istanza di Dimension, che questa mia in laboratorio, che ho preparato esclusivamente per questo Dimension Visibility e che useremo la volta successiva, la prossima volta, nel webinar dedicato invece a Dimension Command e al management centralizzato, vi visualizza un solo dispositivo che si chiama T10 Desk, che effettivamente è il mio Firebox T10 che ho qui sulla scrivania, che collega alle sue spalle tutto il laboratorio di test che normalmente uso. Come vedete, capire se per questo T10, se per questo specifico apparato sta funzionando il Dimension con le possibilità di visibility che vediamo oggi, o anche il Dimension con le possibilità di management centralizzato, lo vedete già direttamente da questa prima riga dell'apparato. In questo caso vedete la scritta logging yes, ciò significa che ma managed no, disabled, ciò significa che l'apparato sta solo e connesso al Dimension, sta inviando log al Dimension, a questo Dimension, e quindi sono abilitate solo le funzionalità di logging e quindi reportistica. Solo logging e reportistica acquisiscono il nome di Dimension Visibility. Vedremo nel prossimo webinar che vi invito, al quale vi invito a partecipare, come invece viene gestita la parte di management con Dimension Command e quali sono le funzionalità a disposizione di Dimension Command in quel caso. Affinché questa modalità di lavoro di Dimension, quindi Dimension solo nelle sue funzionalità che vedremo tra poco di Visibility, è gratuito. E per funzionare, quindi potete liberamente scaricare l'immagine, mandarla in play sul vostro Hyper-V o sul vostro SXI e iniziare a lavorarci già da oggi, a patto e condizione, una sola condizione, che le macchine, i firewall WatchGuard che inviano i log al Dimension Visibility necessariamente devono avere una support license
il nuovo nome di quella che si chiamava una volta Live Security, attiva sulla macchina. Laddove la support barra Live Security scade su quell'apparato, i log non verranno più accettati da quella macchina, quindi non si potranno più vedere i log e i report su Dimension Visibility. Ora, come funziona lo store dei log? Prima di andare a vedere le funzionalità effettivamente di logging e reportistica, dobbiamo capire ancora qualche altro parametro legato al sistema di Dimension. Dimension al suo interno include tutta una serie di sistemi volti a realizzare tutta la parte web che vedete e i report e tutta una parte invece di backend costituita dal log manager, cioè dal processo all'interno del sistema che si occuperà di ricevere. Il log manager contiene ovviamente al suo interno altre componenti come il log collector, il log viewer e così via. Tutte queste componenti che ai vendor in generale piace tanto descrivere che oggettivamente confondono gli utenti. Io mi ricordo anche quando da cliente ascoltavo le architetture di questi sistemi, spesso mi spaventavo: log collector, log visibility, log view, log. Ecco, vi abbiamo tolto da tutti questi problemi perché in realtà queste componenti di cui vi sto parlando in realtà sono già integrate, già preconfigurate nel sistema. Ed eventualmente si modificano in modo atomico, cioè inscindibile, non ci stanno altre console da gestire, sta tutto qua dentro, dal menu della rotellina di impostazioni. Per esempio, una delle caratteristiche che vi voglio illustrare di Dimension è legata alla gestione del database. Il processo log collector, quindi la parte, diciamo, di sistema che si occupa di raccogliere i log dalle macchine che li stanno inviando a questo Dimension, va a scrivere di default, potete ovviamente deciderlo durante il wizard, ma se non toccate niente di default, va a scrivere all'interno di un database localizzato in questo percorso di sistema di tipo ad oggetti e gestito da un diciamo DBMS di tipo PostgreSQL. Perché PostgreSQL? Perché, ecco, vi do quest'altro dettaglio. Dal punto di vista tecnico, il database PostgreSQL che viene creato non è un normale database, diciamo come potrebbe essere un database relazionale, ma in realtà è un database che contiene oggetti e tabelle di tipo relazionale, perché immagazzina oggettivamente i file dei log al suo interno. Questo database è in pancia alla istanza di Dimension e l'istanza di Dimension di default insiste su un disco virtuale che se non toccate nulla, viene, diciamo, se accettate tutte le impostazioni di default, va a costituire, va a crescere, essere impostato di dimensione dinamica fino a 40 giga. Come vedete, infatti, la dimensione standard che è stata impostata su questo Dimension è di un disco totale di 5, circa 50 giga, con però il database che attualmente non sta praticamente usando niente perché in realtà questo Dimension è stato creato poche ore fa, proprio in virtù di questo webinar, e rimarrà attivo adesso nei prossimi giorni, che non sta utilizzando praticamente nessuno spazio dei 40 giga massimo di dimensione a cui può crescere. Ma una domanda potrebbe sorgere spontanea, cioè il database, se io volessi immagazzinare i miei log e i report per una quantità di spazio maggiore a 40 giga, perché magari voglio avere uno storico all'interno di Dimension di 1, 2, 3 anni, cosa faccio? Sono condannato tutte le volte a fare a salvare, esportare, reimportare i vari backup del database per effettuare un'analisi? La risposta è no, perché in realtà sia che il database si trovi a bordo di Dimension integrato, così come in questo caso di default, sia che andiamo a utilizzare l'altra opzione che ora vi illustro, cioè il database esterno, il disco potete espanderlo come volete, perché è un disco virtuale, pertanto se questo disco virtuale insiste su una storage area network, su una NAS o quello che volete, potete espanderlo e di conseguenza espandere anche la dimensione del database. Laddove invece volete creare,
un'architettura resiliente che resiste magari anche a improvvisi impatti sulla rete, quali possono essere la non disponibilità di una connessione internet verso Dimension, oppure, non lo so, un qualche problema legato all'istanza web del singolo Dimension, potete realizzare in modo estremamente facile un'architettura distribuita e bilanciata di WatchGuard Dimension. Come si fa? In realtà si scaricano più istanze di Dimension, installate le istanze di Dimension sui vari nodi che avete, che potrebbero anche non essere tutti nello stesso data center, ma potrebbero essere anche distribuiti in rete su più data center, e su ognuno di questi si va nel pannello di configurazione database, si modificano gli accessi, modifica l'interfaccia per poter modificare la configurazione, anziché usare il built-in database, si impone l'uso di un external PostgreSQL database. Ora, di installazioni di questo tipo ne abbiamo diverse, laddove i clienti hanno deciso, ad esempio, di avere, per distribuire il carico di lavoro del web server, 2, 3, 4 dimension server utilizzati come front-end web, che scrivono però tutti nella stessa location, nello stesso database in back-end, che viene immagazzinato su una semplice macchina Linux con PostgreSQL Server che insiste su una storage area network grande quanto il cliente desidera. Con questo sistema si può anche utilizzare il server load balancer integrato nel Firebox XTM per bilanciare dinamicamente il carico web sulla porta TCP 443 verso le n istanze di Dimension che avete, perché tanto poi tutte leggono e scrivono dallo stesso repository DB. Praticamente, dal punto di vista, se avete già l'infrastruttura, dal punto di vista dei costi di Dimension, a zero costo, perché vi basta semplicemente installare un'istanza in backend di Linux con PostgreSQL Server e creare un database vuoto. Non dovete fare niente, non dovete creare tabelle, non dovete lanciare script SQL, non dovete fare nulla. Creare un database vuoto e indicare qui dove si trova, su tutti i front-end Dimension che avete creato, indicare dove andare a scrivere nel database. Con questo sistema avete un'architettura praticamente, avete già in casa, avendo un Firebox XTM e Dimension Visibility liberamente scaricabile, un'istanza, un'architettura resiliente 1AN di logging e reportistica. Una delle prime attività che vi consiglio poi di fare dalla versione 2 di 2.0.1 di Dimension, che è questa che stiamo vedendo, è, appena finita l'installazione, recarvi all'interno dei system settings e verificare un paio di parametri. Quali sono i paio di parametri che vi consiglio di andare a verificare? Primo fra tutti, l'orario di sistema. Questo è in UTC, quindi è corretto. Ok, quindi rispetto all'UTC. Potete andare a modificare la configurazione per andare ad utilizzare un Network Time Protocol. Perché insisto su questo e vi suggerisco di andare a verificare questo parametro? Per il semplice fatto che l'orologio di sistema del firewall WatchGuard che sta inviando i log a questa macchina e l'orologio di Dimension devono essere in qualche modo sincronizzati, per esempio utilizzando il sistema NRTP, il protocollo NTP. Perché laddove non lo sono, il sistema Dimension vedrà un disallineamento dei timestamp nei log ricevuti e quindi vi genererà dei problemi perché i log e i report non li visualizzerete nella lista corrispondente. Quindi, siccome qui stiamo parlando di creazione di logging e reportistica, stiamo ovviamente ponendo maggiore accento sull'attenzione a quelli che sono i timestamp, che sono una cosa fondamentale all'interno della configurazione di sistema. E l'altro parametro che vi consiglio di andare ad impostare all'interno di questo pannello è la gestione. Io qui non l'ho impostato perché in realtà in laboratorio non mi serve. È l'impostazione dell'invio delle email. Quando sugli apparati che manderanno i log a questo Dimension impostate allarmi o notifiche, sappiate che quelle notifiche non vi arriveranno direttamente e quegli allarmi non vi arriveranno direttamente dal firewall in questione, ma in realtà il firewall invierà la richiesta di notifica e l'allarme al Dimension e Dimension utilizzerà questo parametro
per inviarvi la posta, la mail di notifica, gli alert. Pertanto, se il vostro cliente, voi o il vostro cliente fate uso di questo tipo di modalità, è importante andarla a configurare per non dimenticarsela lì diciamo, in attesa. Un'altra interessante diciamo, funzionalità che avete a disposizione, io volevo farvi vedere un attimo. Diciamo, volevo parlarvi di quest'altra funzionalità. Ovviamente non possiamo parlare di tutta la gestione del sistema, ma in realtà vi parlo, diciamo, vi do dei suggerimenti sulle cose da andare a ricordare come importanti. Ora, se da quest'ultima versione di Dimension, quindi parlo della versione 2.0.1, un'altra interessante funzionalità che potete andare ad abilitare, potete ricordarvi di abilitare di default, si trova all'interno invece del pannello di Server Management, ed è la funzionalità di IP Address Mapping. Io qui l'ho abilitata, come vedete qui. All'interno di questo pannello esiste anche la Dynamic IP Address Resolution. Questa in particolar modo è interessante perché è disabilitata by default, quindi in realtà dovete venire in questo pannello dopo l'installazione e abilitarla se volete, perché aiuta a rimpiazzare l'indirizzo IP dei dispositivi all'interno dei report che vedremo con il corrispondente nome laddove quel nome è ovviamente registrato. Quindi è importante per andare registrato nel sistema DNS, importante per diciamo, andare a vedere, diciamo, ad avere una risoluzione quanto più risoluzione dei nomi quanto più completa possibile all'interno del sistema di logging e reportistica. Altri dettagli relativi al management sia di Dimension che dei firewall in modalità centralizzata saranno oggetto del successivo webinar che faremo fra qualche settimana, dedicato invece a Dimension Command. Quello che adesso invece vediamo è entriamo nello specifico su quelle che sono le possibilità di logging e reportistica che Dimension Visibility offre su ciascun nodo che invia adesso i log. Si clicca a questo punto sul dispositivo T10 in questo caso e si accede al dettaglio di questo dispositivo. Direttamente la prima pagina che si apre è quella della Executive Dashboard. Come vedete, qui abbiamo due menu: abbiamo il menu degli strumenti e il menu dei report. Nel menu degli strumenti abbiamo un Device Summary che ci dà una serie di informazioni legate alla location del dispositivo, che può essere impostata a mano impostando longitudine e latitudine. Questo ci servirà in particolar modo quando andremo a vedere Dimension Command, che può gestire in modo distribuito a apparati che si trovano ovunque nel globo. Se avete clienti che hanno multisede, allora può essere utile da ve vedere dove si trova effettivamente, ricordarsi dove si trova quel dispositivo su una mappa. Ma Dimension Visibility invece parte automaticamente. Questa device information vi fa vedere anche informazioni sulla salute, lo stato di salute di quell'apparato. Ma ripeto, queste funzionalità sono funzionalità che invece si trovano all'interno dell'opzione Dimension Command quando viene abilitata, che vedremo nel prossimo webinar. Qui invece andiamo a vedere quelle che sono le opzioni legate a Dimension Visibility. Ora, le dashboard che vedete sono una novità assoluta del sistema di logging e reportistica introdotto da Dimension. Perché insisteremo tanto sulle dashboard piuttosto che andare a vedere i singoli report? Perché se andate nel tab report e cliccate su Expand e vedete tutto l'insieme dei report che automaticamente si creano e vengono lanciati man mano che i log vengono collezionati dall'apparato. Quindi, se non vedete un report qua dentro nella riga, vuol dire che semplicemente il corrispondente motore non ha ottenuto ancora log relativi ai suoi eventi. Per esempio, non è stato catturato nulla con l'apt blocker, non è stato catturato nulla con l'antivirus. Motivo per il quale non vedete i corrispondenti report. Nel momento in cui l'antivirus o l'apt blocker catturano, o l'IPS o quant'altro, catturano un qualcosa che può essere tradotto in un report, nel tab report di dettaglio comparirà, cioè questo che stiamo vedendo, questa colonna che vediamo a sinistra adesso, comparirà il corrispondente report. In totale sono circa una settantina di report possibili. Ma in realtà adesso voglio concentrarmi un attimo sulle dashboard, perché queste sono davvero un'innovazione che nasce dal desiderio
estremo di dare visibilità immediata di quelli che sono, è facile da interpretare, di quelli che sono gli eventi che avvengono all'interno della rete. Tant'è che si chiama executive dashboard non a caso. L'executive dashboard è un insieme di tabelle, che sono queste che vedete in questo momento, pensate per gli executive, cioè per tutti quei livelli in azienda che hanno una certa responsabilità nell'analisi di quello che sta succedendo nella rete, come potrebbero essere i security officer o anche i C-level, CEO, CEO e così via, ma che non devono entrare in qualche modo nel dettaglio del bit o del byte di ogni specifica riga dei log. Quando decidemmo di progettare Dimension, fu lanciata all'interno della comunità dei clienti WatchGuard un sondaggio che chiedeva fondamentalmente due cose. Il primo, se i clienti del canale, quindi mandavo questo sondaggio al canale e ci rispose il canale Worldwide, parlo, i vostri clienti usano un sistema di logging? Sì o no? E se lo usano, sanno leggere il contenuto, lo leggono oppure no? La risposta fu agghiacciante, cioè praticamente quasi il 90% della base utenti, in realtà, indipendentemente dal fatto, diciamo, che fosse WatchGuard o meno, perché in realtà la domanda era estremamente generica sui log, 90% nemmeno aveva un log server su cui immagazzinare i log. Il 10% invece che lo aveva, del 10% che lo aveva, più della metà, circa il 60%, immagazzinava i log solo ed esclusivamente perché c'era una qualche legge che glielo obbligava, ma in realtà non venivano visti i log per tutta una serie di problemi legati appunto all'estrazione di queste informazioni, alla correlazione di queste informazioni. Chi di voi è tecnico e lavora, diciamo, più nel campo tecnico, più sulle questioni tecniche, sa infatti che con un sacco di soluzioni di logging è un dramma riuscire a realizzare dei report, delle tabelle di semplicità inaudita come queste che state vedendo, se non facendo, diciamo, acrobazie con SQL, espressioni regolari e quant'altro. L'executive dashboard vuole risolvere questo problema e ci riesce attraverso una semplicissima organizzazione tabellare che vi fa vedere le top 10 di un qualche cosa che è stato permesso attraverso l'apparato. Voglio vedere quali sono i top client che in una certa unità di tempo, quindi qui in alto a sinistra posso andare a selezionare lo storico delle unità di tempo. Allora andiamo a vedere in una certa unità di tempo che quali sono stati i top client. Laddove sull'apparato utilizzo anche l'autenticazione, come vedete qui, al posto dell'indirizzo IP del client che ha generato del traffico, vedrete direttamente lo username. Questo mi sono creato un utente che si chiama Mario Rossi, che si trova a bordo del Firebox, un utente del Firebox nel T10 che ho qui davanti, e gli ho fatto fare un po' di traffico. E poi ho anche un'altra workstation che sta generando altro traffico. Poi le ho fuse tutte e due, e quindi ho generato traffico dalla stessa workstation, ma con l'autenticazione Mario Rossi, e quindi vedo Mario Rossi. Ok? Posso ordinare per byte o per hit, perché come sapete le hit e i byte non sono direttamente diciamo, correlate. Io potrei generare tantissime hit, ma di una pagina che in realtà non è detto che cubi tanto traffico perché sto facendo un sacco di hit su una pagina che invece non pesa niente. Così come potrei generare solo due hit che da sole cubano 4 giga di traffico perché magari ho scaricato due ISO di un sistema operativo. Posso vedere automaticamente anche l'insieme dei domini, la vista globale dei domini che sono stati visitati in quel range di tempo, le categorie URL a cui corrispondono quei domini maggiormente visitate grazie al web blocker, le destinazioni intese proprio come il nodo fisico dal quale io ho fatto traffico, verso il quale e dal quale ho fatto traffico, e ovviamente vedete qui alcuni nomi possono anche non essere risolti perché in corrispondenza di quell'indirizzo IP potrebbe non esserci una corrispondente risoluzione DNS inversa perché magari sono nodi di una content delivery network. E quindi io posso aver fatto tanto traffico su 5min.com e come vedete in realtà, quindi questo è il dominio, ho fatto 44 mega dal dominio 5min.com, ma ho scaricato in realtà
questi 44 mega nel dettaglio dall'host che si chiama tvvideos5min.com. Questo è uno dei sistemi utilizzati all'interno di TechCrunch, l'aggregator che normalmente seguo e che ho aperto poco fa. Ma posso anche avere invece situazioni in cui, vedete, ho dal sito repstatic.it, che sono componenti di, diciamo, che si trovano all'interno della pagina del sito di Repubblica, ho scaricato 8 mega, ma in realtà 10 mega li ho scaricati da un host che invece non ha niente a che vedere con Repstatic. Magari è un componente che si trova all'interno della pagina di Repubblica e che mi ha dato la possibilità di scaricare, non so, il video o il contenuto multimediale. Utilizzando apt blocker, scusate, utilizzando application control, ho la possibilità anche di classificare quali sono le categorie di applicazioni e le applicazioni. Vedete qui a sinistra le applicazioni e a destra le categorie di applicazione che sono state intercettate sulle regole, su cui ho applicato il motore di application control. In questa configurazione, che vi faccio vedere, non importa che sono uscito dal firewall, ma diciamo, questa è la configurazione del firewall, io ho applicato il motore di application control sulla regola di outgoing, sulla regola HTTP proxy, sulla regola ping e su quella DNS, perché sul ping e sul DNS mi interessa monitorare con l'application control anche queste due regole, perché sappiate che esistono delle applicazioni, quali potrebbero essere UltraServe, Tor e compari, che servono a effettuare i bypass, che provano ad utilizzare anche queste porte nel caso in cui vengano bloccate sulle porte più comunemente aperte. In realtà il profilo che vedete applicato di application control su queste porte è solo quello global, che io non ho personalizzato, e che in WatchGuard è un profilo che serve a effettuare solo ed esclusivamente l'auditing delle applicazioni, quindi a leggere quali sono le applicazioni che passano da quelle porte e a farle visualizzare all'interno di Dimension per capire che cosa stanno facendo gli utenti. Poi il passo successivo sarà, dopo aver capito che cosa hanno fatto gli utenti all'interno di questo range di tempo, posso andare a bloccare le applicazioni se, per esempio, ritengo che non siano conformi alla mia politica di impresa. Posso inoltre vedere anche quali sono state le porte utilizzate, e eventualmente automaticamente tradotte col corrispondente protocollo standard, quindi TCP 443. Laddove invece non è uno standard, vedete, negli altri casi mi dice che è stata aperta e utilizzata, sono state aperte e utilizzate varie altre porte di sistema. Tutta l'interfaccia che stiamo vedendo ha una caratteristica: è Java e Flash free. Questo significa che abbiamo pensato e progettato il sistema affinché sia possibile non solo configurare l'apparato attraverso la web UI, ma dai tablet, ma anche visualizzare reportistica e log attraverso smartphone e tablet, perché l'interfaccia non ha né componenti Java né componenti Flash, e in più è anche responsive, vale a dire che si adatta graficamente. Qui la stiamo vedendo su un browser web, ma se la vedessimo da un iPhone, iPad, Android, quello che vi pare, come interfaccia mobile, l'interfaccia si autoadatta per essere visibile con i nuovi canoni, diciamo, del web legati a quel tipo di visibilità. Quindi vedete un pannello diverso, cioè avete dei link e poi vedete gli stessi dati, senza modificare nulla. L'altra caratteristica che ha tutta l'interfaccia di Dimension che vediamo è che si può effettuare l'approfondimento dei dati semplicemente cliccando nelle righe delle tabelle. Qui vediamo le top 10, vedete qui, quelle che vediamo dentro le dashboard sono le top 10, ma se io volessi potrei anche cliccare su View All e vedere l'elenco completo in questo caso, dei domini che in qualche modo sono stati coinvolti, non solo la top 10. E ognuno di questi, diciamo, di questi domini va a generare, può essere cliccabile e mi va, per esempio, a generare un dettaglio di uso di quel contenuto. Per esempio, supponiamo che io ho avuto accesso immediatamente a questa pagina e vedo che Mario Rossi ha cubato 108 mega di byte scaricati con qualunque protocollo, ma voglio sapere come li ha scaricati. Posso cliccare direttamente su Mario Rossi e il sistema mi fa, vedete, cambia qui sopra il percorso e diventa specifico solo per Mario Rossi, e mi fa vedere a questo punto tutti i dati relativi solo a Mario Rossi. E ovviamente questi sono direttamente esportabili sotto forma di Executive Summary Report in PDF.
Ora posso quindi andare a vedere che cosa ha fatto nello specifico, cosa è stato consentito e che cosa ha fatto nello specifico Mario Rossi. Ma lo stesso, meccanismo posso applicarlo al contrario su una componente, quindi non su un utente, ma su una componente. Per esempio, voglio vedere chi è che ha usato, ha fatto maggiori hit, quindi ha fatto maggiori richieste di banner di advertisement. Cliccando qui posso andare a vedere, diciamo, direttamente nello specifico che ancora una volta l'utente Mario Rossi è quello che ha generato il maggior numero di hit e che queste hanno cubato, tra tutti gli advertisement, hanno cubato un maggior volume sui due domini di advertisement, Moat ADS e OAS RCS Advertisement, che sono tutte le richieste di advertisement incluse in Repubblica e Corriere.it. Se l'executive dashboard si concentra su ciò che il firewall ha consentito, perché ci sono delle regole che lo consentono, la security invece dashboard si concentra sull'esatto opposto. Molte sono le domande che mi arrivano su come faccio a vedere A, come faccio a vedere B, come faccio a vedere C, come faccio a vedere chi è che sta facendo tentativi fraudolenti e così via. La risposta, la prima risposta la potete avere dall'osservazione della security dashboard. La security dashboard vi dice quanti pacchetti da quale sorgente, verso quale destinazione, su quale protocollo sono stati bloccati in uno specifico range di tempo dall'utente, dal firewall, scusate, nello specifico. E qui vedete ancora una volta che vari host hanno generato hit bloccate, diciamo, dal firewall e protette. Per esempio, voglio vedere questo 10.0.1.10, che nello specifico è la workstation dalla quale sto tenendo questo webinar, che tipo di traffico ha generato che è stato bloccato, ci clicco sopra, vado nel dettaglio e scopro che la distribuzione è stata un blocco di broadcast IP e un blocco di query sul protocollo UDP porta 17.005. Con questo sistema io posso riuscire a capire in un nanosecondo chi è che sta generando problemi e posso, la cosa carina, cliccarci su, scusate, posso andare a cliccarci su e effettuare un approfondimento di quello che succede da questo host e se ho il dimension command, che vedremo nella volta successiva, anche agire per bloccare questo apparato. Quindi se io ho la possibilità, se io ho solo il visibility come stiamo vedendo adesso, io posso solo vedere gli eventi. Nel caso in cui le funzioni per questo firewall, sotto dimension, si abilitano le funzionalità di dimension command, posso addirittura automaticamente da dimension imporre blocchi su questa macchina. Per esempio, posso dire: guarda, 10.0.1.10 sta facendo attività, diciamo, che non mi piace. Posso a quel punto cliccare sull'IP, sul contenuto, diciamo, sulla stringa che vedete e automaticamente porre quell'IP nella blocked side list di quell'apparato. Quindi dimension con command diventa attivo nei confronti di alcune diciamo, operazioni di rete. Qui oggi, ripeto, stiamo vedendo solo il visibility e pertanto posso solo visualizzare quelli che sono gli eventi. Posso osservare anche quella che è la threat map. Ora, questo apparato che io ho lanciato non ha ancora fatto tanta attività, diciamo, vietata, ma posso, volendo farvi vedere, anzi, ve lo faccio vedere con piacere, la connettività verso iDemo, che vedo però invece, ovviamente, vediamo se è disponibile probabilmente in manutenzione, ma volevo farvi vedere sull'altro sito nostro di demo la possibilità di invece andare a vedere una mappa, diciamo, colorata per nazioni. Che cosa serve questa threat map? La threat map ci serve a capire, vediamo se magari la riusciamo a vedere su web traffic. Ecco, su web traffic si vede meglio. La threat map, che può essere generata per vari tipi di motori, quindi può essere generata per visualizzare quali sono i pacchetti bloccati
sui pacchetti bloccati non mi dà una visualizzazione geografica perché in realtà mi dà unknown qui sopra. Se io clicco su unknown, scopro che in realtà tutti i pacchetti bloccati alla fine arrivano da host interni nel range di indirizzi IP, privati. E pertanto, ovviamente non si riesce a capire la geolocalizzazione dell'IP se l'indirizzo IP è privato. Però posso vedere anche altre tentativi di intrusioni non ci sono stati. Invece web traffic, siccome l'utente, diciamo, che ha usato Mario Rossi ha navigato su internet, posso andargli a far vedere geograficamente dove è andato. A che serve avere questa mappa geografica degli IP geolocalizzati e capire da dove ti vengono gli attacchi oppure verso dove vanno i nostri utenti con le applicazioni o con il web? Serve laddove è importante per alcune realtà capire geograficamente se si ricevono minacce da una particolare nazione. Voi pensate per esempio al mercato militare della difesa o al mercato in cui è necessario proteggere la propria proprietà intellettuale, potrei scoprire dal web oppure dall'application control che le applicazioni utilizzate dagli utenti, magari anche in modo non ben conosciuto, cioè non volontario, un host all'interno della propria rete potrebbe essersi infettato con un'applicazione che sta esfiltrando dati verso, non lo so, uno stato col quale non vogliamo avere a che fare, non lo so, Cina, Ghana, Iraq, Siria, non lo so, vi cito questi posti dove per l'Occidente ovviamente in questo momento non sono, potrebbero essere posti non interessanti. Perciò, dal punto di vista della sicurezza informatica, Russia, quant'altro, posso cliccare sulla nazione e ovviamente laddove per l'IP pubblico l'operatore ISP ha rilasciato una conformità di geolocalizzazione, una informazione di geolocalizzazione, vedrò automaticamente l'informazione pubblicata. Laddove non c'è, ovviamente non la vedrò perché ovviamente non, diciamo, questo sistema fa forza di gioco su quelle che sono la geolocalizzazione pubblica. Ovviamente il blocco, quindi anche da questo caso si può effettuare con command un'analisi più puntuale geografica, ma il blocco è indipendente dall'IP, quindi si può bloccare tanto un IP interno, tanto un IP esterno, quindi diciamo, questo, ripeto, lo vedremo in command quando andremo a vedere una volta successiva Dimension Command. Abbiamo tra le dashboard anche il Firewatch. Che cos'è il Firewatch? La filosofia del Firewatch la filosofia grafica è molto simile a quella che è un po' l'interfaccia di Windows Phone, dei Windows Phone per intenderci, cioè a mattonelle, laddove la superficie della mattonella abilita o rappresenta una quantità di un qualcosa. Qui vediamo per esempio il Firewatch per byte, ma possiamo vederlo anche per connessioni. I due grafici in questo caso si muovono di poco, differenziano di poco, ma potrebbero differire anche di molto, perché ricordiamo il dualismo byte connessioni non è automatico. Potrebbero esserci tantissime hit e poco traffico, così come potrebbero esserci pochissime hit e tantissimo traffico. La capacità del Firewatch è quella di darvi una lettura alternativa rispetto all'executable dashboard di tipo grafico che vi fa saltare subito all'occhio qual è il nodo o l'utente che sta consumando maggiori risorse all'interno della propria rete. Può essere ovviamente organizzata per sorgente, per destinazione. Infatti, vedete per destinazione già il quadro come cambia. Vediamo come cambia tra byte e tra connessioni. Vedete, cambia e anche di molto. Proprio perché, ripeto, non è detto che a un particolare numero di hit corrisponda matematicamente un certo numero di byte, perché dipende da che cosa l'utente ha scaricato. Posso vedere i domini che sono stati maggiormente, che hanno cubato un maggior numero di connessioni oppure un maggior numero di byte. Posso vedere le applicazioni che sono state, più sprecone, quindi che hanno assorbito maggiore banda. Così come posso vedere le categorie web.
e i protocolli intesi come porte aperte e che hanno cubato maggior traffico. Ognuno di questi quadrati, poi, per ognuno di questi quadrati, poi si può effettuare un filtro, quindi si può andare a filtrare direttamente su, in questo caso, su Mario Rossi, quindi posso andare a effettuare un filtro, cambierà la visualizzazione in Mario Rossi e posso a questo punto andare a vedere le destinazioni che ha visto Mario Rossi con i relativi consumi per connessioni o per byte, i domini che ha visto Mario Rossi, le applicazioni che ha usato Mario Rossi, le categorie che ha visto Mario Rossi e i protocolli utilizzati da Mario Rossi. Ok, quindi è un sistema, molti dei nostri clienti lasciano la versione del Firewatch, quella di vista globale, quindi vanno a vedere le sorgenti globali in rete e le mettono full screen sul loro video wall, perché così hanno a disposizione, magari nell'application auditing, o per sorgente, hanno a disposizione una mappa interattiva che si refresh automaticamente sul video wall che spiega quali sono i consumi. Una ciliegina sulla torta che vediamo adesso, relativa a diciamo le dashboard, avviandoci diciamo via via verso il termine delle varie diciamo presentazioni e possibilità di Dimension Visibility, è legato alle policy map. Che sono queste policy map? Che graficamente sono queste che vedete in questo momento rappresentate qui. Anche queste possono essere ordinate per byte o per numero di connessioni e come nascono e a che servono. Ora, noi possiamo qui cantarcela e suonarcela a vita nell'affermare quanto le configurazioni dei nostri firewall siano perfette e non abbiano alcun tipo di backhaul, che, quindi diciamo di breccia involontaria, che siano perfette e ottimizzate al meglio nel numero di regole. Oppure potremmo essere onesti dal punto di vista intellettuale e ammettere che purtroppo, siccome siamo tutti esseri umani e soprattutto non possiamo governare tutto dello scenario dei clienti, perché ovviamente non siamo quasi mai gli unici ad essere consulenti del cliente e tantomeno non siamo gli unici a mettere mani sull'apparato, spesso i clienti lavorano anche in modo del tutto autonomo o si appoggiano ad altri consulenti per altri motivi temporaneamente. E quindi ammettere che in realtà purtroppo col tempo la configurazione di qualunque firewall subisce due potenziali minacce, due potenziali problematiche. La prima problematica è la, chiamiamola, sedimentazione delle regole. Io faccio un ottimo lavoro col cliente finale che si è rivolto a me per acquistare la soluzione e ottimizzo perché conosco come le mie tasche. Il prodotto WatchGuard lo vendo da, non lo so, 20 anni, ci sono nostri partner che lo vendono anche da quando WatchGuard è arrivata sul territorio italiano. Faccio un ottimo lavoro e lo vendo e lo propongo con 10 regole, tante quante sono quelle che servono. Poi però il cliente inizia a mettere mani da solo sull'apparato, poi arriva l'altro consulente, poi passa, non lo so, un motivo per il quale deve temporaneamente aggiungere un'eccezione sul firewall e così via. E quando finisce nei problemi, quindi gli capitano dei problemi, nei guai, richiama il partner o il consulente e dice: "Ah, guarda, qui non funziona niente, qua il tuo firewall mi ha fatto passare qualcosa, vedi che succede?" Noi ritroviamo al posto delle 10 regole, ne ritroviamo 56 e praticamente tutte inutili o peggio, pericolose. Per la soluzione, per due motivi sono pericolose. Il primo perché più regole creiamo sull'apparato, inutili, lavorando secondo il concetto dei vecchi packet filter e senza ottimizzare la capacità che il WatchGuard vi offre di utilizzare i template e di raggruppare le regole secondo necessità di sicurezza, non solo secondo sorgente e destinazione. E peggio è per il firewall perché aumentano i tempi di latenza e soprattutto per quei poveretti che si ritroveranno ad avere le hit alla fine del policy set. Se un policy set è fatto da 150 regole e alla fine delle 150 regole ci sono quelle RDP per un operatore che deve
lavorare in remoto, quel poveretto sperimenterà, man mano che il firewall si appesantisce nel calcolo, sperimenterà una pessima esperienza utente perché vedrà magari l'RDP a scatti. L'altro problema che genera questa cosa è le backhaul involontarie o le dimenticanze. Purtroppo siamo esseri umani, quindi nessuno, né noi né i clienti, possiamo essere diciamo, al riparo da questi tipi di problemi. Perché ci può stare che per un'emergenza venga creata una regola che è un'eccezione, che permette a uno specifico host di fare un certo traffico che normalmente non dovrebbe essere permesso. Poi che cosa succede? Corri, scappa, corri, scappa, corri, scappa, va bene, lasciamo, domani la elimino questa regola, domani succede altro, si brucia il disco della SAN, devo sostituire quell'altra cosa, devo correre e scappare, perché purtroppo il lavoro dell'IT è spesso e volentieri questo, non funziona questa stampante, si blocca il coso proprio il giorno della riunione generale, robe varie, e quella regola finisce nel dimenticatoio. Con il risultato che magari un giorno arriva il consulente X che si collega alla rete wireless interna dell'azienda e guarda caso l'IP sul quale avevamo fatto l'eccezione era nel pool di HCP e viene assegnato a quel consulente non lo sa ma può navigare e fare tutto quello che vuole, si infetta con il CryptoLocker, con non lo so, con qualunque altra diciamo malware e diavoleria possibile. E da quel momento in poi infetta automaticamente con worm e virus ogni cosa all'interno dell'IT. Quindi bisogna vigilare su questi due problemi. Le policy map vanno proprio ad aiutare il Security Administrator WatchGuard in questi due problemi, in particolar modo nel policy audit che vediamo in questo momento, rappresentando come il traffico in una certa unità di tempo, quindi io posso andare indietro anche di mesi, aggiorniamolo a questo istante, in una certa unità di tempo, come diciamo le regole sono state utilizzate a bordo dell'apparato. In arancione vedete i nomi delle regole, vedete in questa unità di tempo hanno praticamente del traffico entrato da un'interfaccia che si chiama MyLab LAN e anche una minima parte dall'interfaccia che si chiama TUTI 10D è stato processato da queste regole, è stato permesso oppure vietato ed è uscito da questa interfaccia o da quest'altra. Vedete com'è interessante, per esempio, andare a capire se io lascio il mouse over sul flusso legato all'interfaccia TU10D, che sarebbe l'external di questo T10 che stiamo vedendo, mi dice che è stato fatto del traffico che praticamente è stato bloccato, ha fatto match con la regola unhandled external packet, quindi è una delle regole implicite che blocca i pacchetti provenienti dall'esterno, è stato vietato. Sarebbe dovuto uscire dall'interfaccia che si chiama Firefox, quindi l'interfaccia virtuale destinata all'apparato stesso. Al contrario, posso andare su uno dei flussi sperimentati. In questo caso, qua vediamo un flusso da circa diciamo 100 mega e 3874 connessioni che è stato manipolato e gestito dall'interfaccia dalla regola che si chiama HTTP proxy, è stato permesso di uscire dall'interfaccia DCD. Posso cliccare sul nome della regola ed effettuare un filtro solo sul traffico di questa regola, in modo tale che posso andare a visualizzare un filtro più specifico e posso andare ad analizzare diciamo in modo più puntuale dati relativi a questa regola. Posso anche andare, se non voglio solo visualizzarlo graficamente, posso anche andare a effettuare un view connections e il sistema mi estrae dinamicamente la riga per riga quali sono state le sorgenti, le destinazioni, le coppie sorgenti e destinazioni, timestamp per timestamp generate verso quello specifico flusso. Quindi questo è anche utile nel caso in cui vogliamo andare a effettuare analisi forense per capire nel dettaglio quelle connessioni che hanno fatto match con quella regola che io ho creato, da chi sono state usate, per quanto tempo e a che ora. Scusate. Un altro uso della policy map, e poi passiamo alla parte di log search, che è anche utile, è legato invece, vedete che le policy map non esistono solo per il policy auditing, quindi per capire come sono state usate le policy all'interno dell'apparato, ma esistono anche per gli altri motori di sicurezza. Un'analisi interessante, io non ho malware APT al momento, non è stato ancora catturato, quindi se selezionassi malware APT non vedrei, come state visualizzando adesso, nulla,
Ma è anche interessante la policy map relativa al malware apt, perché ci dà la possibilità di capire se il malware è stato bloccato oppure no, è passato o è stato bloccato attraverso le varie proxy che abbiamo abilitato. Ma vi volevo far vedere un altro uso interessante delle policy map relativo all'application auditing. Io non so quali sono le applicazioni che i miei utenti usano all'interno della rete. Non sentitevi soli, il 70% dei top 10 IT Administrator, Security Administrator del mondo, intervistati da Infotech, dice infatti di non, diciamo, pensa di sapere quali sono le applicazioni utilizzate, invece non lo sa. Perché in realtà ormai tutte le applicazioni vengono sviluppate il più possibile per usare le porte che normalmente sono aperte sui firewall, per eccellenza, dal web 2.0 in poi, la porta TCP 80. E quindi che cosa succede? Io te posso tendere all'interno della installazione del cliente ad aprire tutte le porte, agganciarci l'application control e lasciarlo in audit mode, in modo tale che poi posso venire dalle policy map, selezionare application control e per connessioni o per byte andare a vedere quali sono, come sono state, diciamo, quali sono le applicazioni utilizzate e come sono state permesse attraverso del mio firewall. Per esempio, io so di voler capire in questo istante quali sono le applicazioni che sono passate attraverso la TCP 80. Clicco qui sopra sulla regola che si chiama HTTP proxy, faccio un filtro di HTTP proxy e scopro la lista completa di tutte le applicazioni che sono passate da questa porta. Facile, vero? Ci mettete un lampo. A quel punto, una volta che ho fatto auditing, posso capire effettivamente, per esempio, vedo Facebook, posso cliccare su Facebook e vedere View Connection di Facebook e capire chi ha fatto traffico sulla applicazione Facebook, che non è detto sia il sito Facebook, ma potrebbero essere componenti di Facebook, come per esempio la chat o piuttosto l'upload o quant'altro. Come vedete, estremamente semplice. Io non ho toccato niente né del database né nulla. Sto cliccando dentro dei grafici che vengono creati automaticamente dal sistema. Sui report abbiamo già parlato, ma in realtà, se conoscete l'offerta WatchGuard, questi sono i report che di fatto trovavamo nel vecchio report server, in realtà arricchiti graficamente, ma sono report tematici. Quindi sono report dedicati a una specifica attività, per esempio, è un specifico significato. Per esempio, posso esportare i top user, per traffico inviato e ricevuto, oppure solo inviato, solo ricevuto, o solo sorgente o solo destinazione. Posso andare a effettuare un web audit, quindi posso andare a capire esclusivamente le categorie in forma di istogramma che sono state utilizzate, oppure per client, i client che hanno maggiormente fatto richieste di tipo web. E ognuno di questi report, perciò vi dico che sono più di 70, perché non sono solo le righe che dovete contare, ma in realtà ognuno di questi report può avere più declinazioni a tendina, quindi per sorgente, destinazione e così via. Potete ovviamente esportare ciascuna di queste schermate che abbiamo visto nel corrispondente, diciamo, file PDF. Tutta la parte invece di management è legata anche al command che vi farò vedere, diciamo, nella prossima volta, così come lo scheduling dei report e l'invio personalizzato dei report, perché nativamente il sistema Dimension può essere multi-tenant, vale? Perlomeno, diciamo, più che arrivare alla multi-tenancy, che è una cosa che stiamo progettando in questi mesi, possiamo sicuramente dire che è multi-user al momento. Quindi può essere adottato direttamente Dimension dal cliente finale per i suoi apparati con installazione in casa cliente finale, oppure può essere adottato da uno dei nostri partner per poter ospitare e registrare i log dei propri clienti, in modo tale che poi il partner può in qualche modo rivendere il suo servizio di assistenza e di reportistica ai propri clienti WatchGuard, senza costringerli ad avere un'installazione di Dimension in casa. Da questo punto di vista, diciamo, l'installazione permette, diciamo, la multiutenza sicuramente, appunto per creare e darvi la possibilità come partner di generare soluzioni, diciamo, più flessibili e che andranno verso la gestione dell'MSSP di fatto.
una domanda, le domande, vi dicevo, le facciamo, le tratteremo tra poco al termine. Log Manager e Log Search. Sappiate che indipendentemente da tutte le semplificazioni e la potenza dei report che abbiamo visto questa mattina, il tecnico che deve effettuare ed estrapolare degli specifici log riga per riga, per poi per esempio effettuare attività di tipo analisi forense, può comunque, diciamo, documentazione anche forense, quindi non solo dare il report, la schermata, il grafico, ma in realtà deve effettivamente trovare un log e analizzare i dati di quel log nello specifico, può farlo utilizzando la sezione logs che ci dà la possibilità di estrarre i log, di vederli in questo modo o di estrarli. Quindi se io li uso in questo modo posso estrarli così. Posso andare a filtrare una. Diciamo per stringa posso passare da log manager a log search e andare a filtrare ogni specifica riga che contiene delle parole chiave. Ovviamente le parole chiave possono essere combinate in end logico fra di loro e internamente possono essere un match esatto, contenere una stringa, così via, e possono essere combinate anche in OR tra di loro. Quindi si possono creare anche query e stringhe di ricerca. Anche molto complesse, diciamo molto articolate, di esclusione o inclusione. Al termine della ricerca, il risultato della ricerca può essere automaticamente esportato e viene esportato direttamente in uno zip. Vi faccio vedere adesso qui, vi condivido il resto dello schermo principale, così vi faccio vedere che viene automaticamente esportato in un file zip, il cui nome del file zip corrisponde all'hash MD5 dell'apparato e che contiene all'interno il CSV con tutto diciamo, l'estrazione dei log interni. Vedete? Quindi contiene l'estrazione dei log riga per riga con le informazioni specifiche che sono di fatto quelle che voi vedete dal traffic monitor, quindi i dettagli di quella specifica log di connettività. E ovviamente tutto il file viene zippato e il nome del file zip corrisponde all'hash MD5 di quel file, in modo tale che potete diciamo, avere anche una prova di immodificabilità di quel contenuto. Per terminare, prima di passare alle domande, client report. Dice, per terminare, client report vi dà la possibilità di andare a effettuare una specifica attività di ricerca per username o per IP address o per hostname. Qui vedete in realtà non ho ancora collezionato questi tipi di report e di estrazioni, sono disponibili dopo un po', io ho attivato questa istanza troppo presto. Diciamo troppo a ridosso del webinar, ma questo dopo un po' si possono effettuare filtri sugli username o sugli IP address. Vediamo se in realtà già quello dell'IP address dovrebbe essere disponibile. C0 10 2, vediamo se me lo dà. Sì, quello per lo username ci vuole un po'. Vedete che infatti è possibile estrarre dei log specifici per client o per username, laddove voglio effettuare diciamo, in un'unica volta un filtering diciamo, di queste attività. Allora, vedo tra le domande, praticamente alle domande che sono arrivate ho praticamente risposto, eccetto a queste. Il formato VHT di Dimension è utilizzabile sul cloud pubblico di Azure. È un disco, quindi è un disco di Azure. Dovete aggiungere nella procedura di creazione della macchina su Hyper-V. Dovete aggiungere un disco virtuale, quindi, ed è un normale server, quindi di fatto potete, diciamo, caricarlo su Azure, questo di Dimension. Non so quanto vi convenga in termini di uso banda e di potenza CPU averlo su Azure, ma questo è diciamo, un'analisi che fate voi.
diciamo autonomamente, però essendo un server è più semplice. In realtà non è il formato UHD che bisogna caricare, ma in realtà bisogna importare la workstation, il processo non è proprio immediato, ma controllate nel marketplace di Azure per la esistenza dell'immagine già preconfezionata di Dimension. Sull'immagine di Xen abbiamo già risposto, di KVM, scusate, abbiamo già risposto. Per il momento no, non ci sono programmi relativi al supporto di KVM. E relativamente alla domanda su blocca per sempre il client, la risposta è, quindi immagino che sia relativamente alla security dashboard questa domanda, cioè quando, e questa è una cosa che vedremo su Dimension Command, quando arriveremo a Dimension Command vi ho detto che queste, diciamo, ogni componente delle Executive Security Dashboard è possibile selezionarlo tasto destro ed effettuare un block. Il block non è per sempre, ma è un block, finisce il client, sorgente o destinazione che sia, all'interno della block site list di quell'apparato e di default è per 20 minuti. Se modificate sul firewall diciamo, la durata della block site list, non lo so, a un giorno, 300 giorni, 400 giorni, il blocco sarà corrispondente a quello che è stato configurato sull'apparato, che potrebbe quindi essere per sempre se sul firewall è impostato per essere per sempre. Bene, signori, se non ci sono altre domande a disposizione, vi ringrazio per la partecipazione e vi do appuntamento ai successivi webinar in programma. Potete controllare i webinar su www. watchguarditalia.com/webinar, il programma completo. Tra qualche settimana ce ne sarà uno dedicato a Dimension Command, ma procediamo a tamburo battente anche con altri webinar nella prossima settimana dedicate ad altre aree e ad altri temi delle soluzioni WatchGuard. Sì, anche, diciamo, anche in questo caso non abbiate paura, questo webinar è registrato e come sempre viene pubblicato su watchguarditalia.com. Grazie ancora per aver partecipato e a prestissimo con i prossimi webinar WatchGuard. Ciao a tutti!